Pace e bene a tutti, carissimi fratelli e sorelle. Mi trovo qui a Thiene, davanti a questa bellissima chiesetta, oratorio della Natività della Vergine, di architettura gotica, edificata nel 1476, che fu cappella gentilizia del castello di Thiene. Siamo giunti alla fine di un'altra settimana e in questo sabato ci accompagna, come sempre, la Vergine Santissima, alla quale chiediamo di accogliere la parola del suo Divin Figlio Gesù perché, fecondata dallo Spirito, porti frutto in noi e attorno a noi. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signore. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Beelzebul il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di fare perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure neppure uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Gesù ci ricorda oggi che la vita del discepolo è una vita consegnata interamente al Vangelo. Ogni nostra energia appartiene al Vangelo. È del Vangelo il nostro spirito, l'anima, la volontà, i nostri sentimenti, il cuore, lo stesso nostro corpo, perfino il sangue appartiene a Cristo e alla sua parola. È questa la verità del cristiano della quale dobbiamo gloriarci e non vergognarci. Ma ci rendiamo conto che noi con il battesimo ci siamo interamente consegnati a Gesù Cristo, al punto che dovremmo ripetere con l'apostolo Paolo: morire per Gesù è un guadagno e vivere per Gesù la nostra unica battaglia. Cari amici, siamo cristiani e camminiamo nel mondo a testa alta e non dobbiamo avere paura di morire per Cristo, perché il martirio è la nostra scelta battesimale, nella certezza che su ciascuno di noi vigila il Padre Celeste e la sua provvidenza guida la nostra storia e la illumina di senso. Alla Vergine Santissima, sostegno e aiuto dei cristiani, chiediamo di ottenerci la grazia di non vergognarci mai di Gesù Cristo e di non avere paura di confessare la nostra fede davanti al mondo. Con la sua materna intercessione ci aiuti e interceda dal cielo la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo.
Buon sabato.